Buonasera. No, possiamo fare due. Visto l'orario, è arrivato adesso l'assessore, possiamo trattare le due interrogazioni con risposta della consigliera Franciosi, se siete d'accordo? Andiamo con le interrogazioni? C'è la numero 5 della consigliera Franciosi, relativa alla sosta a pagamento del 2012-2013. Poi c'è per il consigliere La Miranda, per informazione del certificato antincendio per Pil Carmine. Consigliere La Miranda, la vuole illustrare lei la sua prima? Prego. Grazie, signor Presidente. In data 7 gennaio, a seguito dell'incendio avvenuto in uno dei due palazzi del noto PI Carmine, ho provveduto ad interrogare questa amministrazione per sapere se, in relazione appunto all'accadimento e in generale al PI Carmine, fossero state date delle prescrizioni specifiche da parte del comando dei Vigili del Fuoco. Se era già stato rilasciato un certificato di prevenzione incendi, se le prescrizioni previste dal comando dei Vigili del Fuoco erano state rispettate e in particolare anche in relazione agli impianti che si erano autocombusti, e se in caso di risposta positiva era stata fatta una verifica da parte dell'amministrazione, o meglio quali azioni intendeva porre in essere l'amministrazione per verificare e garantire l'incolumità ai promissari acquirenti e alla cittadinanza in generale degli fabbricati sull'area PI Carmine. Poi ho conseguentemente anche richiesto copie dell'eventuale certificato, mi è stato rilasciato, spiegandomi, poi spiegherà adesso l'assessore Marini, l'equipollente del certificato prevenzione incendi. Grazie. Allora risponde l'assessore Marini, prego. Grazie consigliere. Solo l'autorimessa è soggetta al certificato prevenzione incendi, non ci sono prescrizioni riguardo. Mentre per quanto riguarda l'edificio A e B, non sono soggetti al certificato di prevenzione incendi, ma al certificato di agibilità e ai certificati di conformità degli impianti acclusi. Devo dire che è stato richiesto, adesso l'osservazione è di fine gennaio, è stato richiesto il certificato di agibilità relativamente alla palazzina A, semplicemente, mentre contestualmente a tale certificato di agibilità la proprietà ha dichiarato che l'agibilità dell'interrato verrà richiesta, e quindi il certificato antincendi verrà richiesto contestualmente all'agibilità della palazzina B. Naturalmente l'agibilità relativa alla palazzina A è oggetto di accertamento. Ribadisco che finché non c'è il certificato antincendi, i box, insomma, non devono essere utilizzati da questo punto di vista. Mi risulta che a seguito dell'accadimento i vigili del fuoco di norma dovrebbero
effettuare non solo un sopralluogo, che evidentemente l'hanno già fatto, ma provvederanno, se lo riterranno necessario, a fare una segnalazione all'ufficio di polizia giudiziaria per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza del cantiere. Che però è un'altra partita, devono farlo a noi e all'ASL, se non sbaglio, e sulla quale è necessario, soprattutto in un caso del genere, dove i lavori vengono realizzati, le agibilità e quindi l'utilizzabilità per fasi, deve essere assolutamente assicurata. Grazie, consigliere. Prego, consigliere, per la replica. Grazie Presidente, mi ritengo allo stato soddisfatto della risposta. Mi annoto anch'io, come penso avrà fatto anche l'amministrazione, il prosieguo dell'iter, vista anche la delicatezza dell'intervento edilizio. Grazie, facciamo l'interrogazione numero 5 presentata dalla consigliera Franciosi, relativa alla sosta a pagamento periodo 2012-2013. La facoltà di illustrarla, prego. Grazie Presidente. Allora, in realtà vabbè, non entrerò nel merito dei numeri elencati nell'interrogazione perché tanto sono abbastanza evidenti. E questa interrogazione in realtà nasce a seguito di una segnalazione che abbiamo ricevuto rispetto a una risposta che era stata data ad un'interrogazione fatta nella scorsa consigliatura, che richiedeva chiarimenti in merito al contratto in essere con la cooperativa Lo Sciame per la gestione della sosta a pagamento. In sostanza, con questa interrogazione vi abbiamo chiesto se la cooperativa aveva adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali elencati poi effettivamente nel testo della nostra interrogazione, vista l'imminente scadenza del contratto. Grazie. Risponde ancora l'assessore Marini, prego. No, la ringrazio, consigliere Franciosa. No, l'unica questione che è stata modificata è quella delle apparecchiature dei palmari e colonnine. Non entro nel merito di tutti i punti sollevati dalla consigliera, che penso siano stati, a cui penso sia stata data risposta Quindi esaudiente. aspetto. L'unica cosa invece che aggiungo è che ci stiamo apprestando essendo il contratto a scadenza naturale, ad una nuova gara che spero sia Se ho capito addirittura io per questo. d'arrivo nei prossimi mesi. Grazie. Prego, Grazie consigliere Franciosi. Assessore. Allora, vabbè, intanto prendiamo atto della risposta che era dettagliata nelle sue singole parti. Probabilmente procederemo nei prossimi giorni con delle richieste di accesso atti, ad esempio per avere una copia del protocollo d'intesa che avete fatto con Enel. E visto che appunto sta scadendo il bando, non so se questa cosa può eventualmente passare in commissione, ma sarebbe magari carino, come dire, un gentleman agreement, come dice di solito Nossa, farlo passare anche in commissione in modo da sapere come pensate di gestire nei prossimi anni la sosta a pagamento a Sesto. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. L'altra interrogazione, vedo che no, è assente il consigliere Di Stefano. Quindi, nei giorni scorsi, il consigliere Nossa ha presentato un'interrogazione con dicitura urgente che segnalava le buche in viale Matteotti Podgora. La segnalazione è stata fatta agli uffici competenti e poi successivamente gli sarà data risposta per iscritto. Va bene? Grazie. Allora andiamo avanti. La
La parola al segretario generale per l'appello nominale. Grazie. Consiglieri, un po' di attenzione, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, assente. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante, sì. Torraco, Tremolada, Vavassori. Solo un assente. Sì, il 24. Sì. Risultano 24 consiglieri presenti e uno assente. La seduta è valida. Occorrono 3 scrutatori. Consigliere Vavassori, consigliere Pastorino e consigliere Cremonesi. Grazie. Invito tutti ad alzarsi per ascoltare le situazioni dell'inno nazionale. Grazie. Allora, andiamo avanti con il primo punto per l'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale. A questo proposito avevo chiesto la parola il consigliere La Miranda. Prego. Grazie signor Presidente, il mio intervento si è reso necessario a seguito di alcune prese di posizione dell'ufficio legale di questa amministrazione che possono portare a dei fraintendimenti e che mi rendono obbligato nel caso di specie a dare una interpretazione a ciò che era il mio pensiero a differenza di quanto mi attribuiscono i componenti dell'ufficio legale. Il primo errore di fondo che ritengo e sia stata l'interpretazione nell'interpretare i passaggi ritrascritti, perché poi il problema sostanziale è che era un'esposizione orale frutto di un intervento politico e quindi con tutte le riserve del caso
e anzi su questo faccio ammenda perché rileggendo dico, sto un po' facendo anziano perché comincio ad accusare il colpo e non ho più la lucidità di una volta, in ogni caso la qualifica della questione era stata introdotta correttamente all'interno e all'apertura dell'intervento, e cioè che si trattava di una questione prettamente politica. L'ufficio legale ha ritenuto di rivolgersi direttamente a me, spostando il piano da essere il sottoscritto un consigliere comunale che ha fatto un intervento politico a essere un avvocato che esercita la professione. È pur vero che nella scorsa consigliatura l'allora sindaco Oldrini spesso ha affermato che trasformavo quest'aula consigliare in un'aula di tribunale, ma testé i miei interventi erano sempre di natura politica, anche perché non ho mai speso il mio titolo in nessuna comunicazione che ho mai fatto a questa amministrazione se non quello di essere consigliere comunale, anche perché l'unico titolo che mi legittima a parlare in questo consiglio è quello di essere stato eletto dal popolo, dai cittadini, e quindi di rappresentare una parte dei cittadini se stessi, e in forza di quello io parlo, chiedo e accuso da un punto di vista politico. Il ruolo di questo consigliere comunale, non essendo in maggioranza, è quello di controllore anche, perché qualcuno ogni tanto se lo dimentica, e anche di promotore di richieste e di azioni. Ora, in forza di questo, quindi, non ritengo legittimo che terzi attribuiscano alle mie parole ritrascritte o al mio pensiero un pensiero diverso da quello che doveva essere, che ha voluto essere in realtà nella sostanza il mio intervento. E mi riferisco al fatto che, per la precisione, credo che sia una mia prerogativa di consigliere comunale, in particolar modo di consigliere comunale di opposizione, quella di chiedere all'amministrazione, a seguito di alcune sentenze che ci condannano, con delle motivazioni specifiche, nell'atto di trasmettere la sentenza alla Corte dei Conti ex lege, di chiedere anche eventualmente o di sottoporre eventualmente a chi è deputato a ciò, e non il sottoscritto, quale consigliere comunale, ma i giudici della Corte dei Conti, di valutare se all'interno delle motivazioni esposte dal magistrato vi fossero o vi siano delle condotte rilevanti ai fini di promuovere un'eventuale azione di responsabilità amministrativa. Ora, io credo che questo non mi può essere negato da nessuno, chi che sia, perché è una prerogativa di un consigliere comunale. E quindi nel momento in cui esercito questo mio diritto, io non posso essere censurato come consigliere comunale. Quindi ribadisco che vi è un errore sostanziale. Io ho mosso una critica, una richiesta, un'accusa politica all'amministrazione. Se in quel momento l'amministrazione è l'ufficio legale, non è un problema del sottoscritto perché si rivolge all'amministrazione, e come consigliere comunale ho chiesto di esercitare un'azione di controllo. È un mio diritto, è una mia prerogativa, stabilita e sancita e tutelata dal Consiglio di Stato. Ora, se qualcun altro vuole attribuire a questa mia richiesta dileggio o altre forme che mi sono state attribuite, sbaglia, interpreta male, non ha capito l'esposizione della mia frase. Il significato della mia frase era quello di attribuire e di richiedere, ribadisco, un controllo che non spetta a me, ma è un mio diritto richiederlo. Al tempo stesso, nell'intervento male esposto, la sostanza dell'intervento laddove ho portato e riferito il contenuto integrale della sentenza che veniva condannata all'amministrazione, ho chiesto che venisse valutato questo contrasto di opinioni tra la magistrato e l'ufficio legale che aveva supportato la delibera di giunta attraverso cui il sindaco aveva promosso l'azione legale. Ora, io non ho attribuito a nessuno una specifica incapacità, come qualcuno ha dichiarato che io abbia attribuito. Io ho chiesto di valutare nel contemperamento delle due cose, e non dal sottoscritto né dall'amministrazione, ma ribadisco da chi è deputato, se questo contrasto, perché esiste un contrasto, sia rilevante e se abbia procurato un danno erariale. Io credo e ribadisco che questo sia il mio diritto e dovere. Se terzi vogliono attribuirmi
un significato diverso, sbagliano loro. Io, questo era l'unico mio pensiero. Ed è l'interpretazione autentica. Così come ho chiesto di verificare alla Corte dei Conti, e in questo vi è un refuso nella parte di intervento relativa a questa questione, di verificare la legittimità e la logicità quindi di questi passaggi, essendo evidente un contrasto tra due pareri motivazionali. E credo anche su questo che non si possa dare adito a diverse interpretazioni nel momento in cui io, in questa sede, chiarisco il significato del mio intervento. Non è un, ribadisco, un intervento tecnico, non è fatto da un tecnico, è un intervento che è stato fatto in quel momento da un consigliere comunale, da politico. Quanto poi alle ulteriori censure che mi sono state mosse in relazione all'ufficio legale, mal espresse, se possiamo così dire, in realtà mi riferivo al fatto, come del resto poi è noto, che la domanda mia era: ma è mai possibile che questa amministrazione continui ad esternare le difese dell'amministrazione in quanto tale, nei giudizi civili ed altri, ma in questo caso mi riferivo, pur avendo all'interno della nostra struttura degli avvocati preposti all'ufficio legale? Perché ciò, la critica anche in questo senso non era rivolta all'ufficio legale in quanto tale, ma era rivolta all'amministrazione che, come ben noto, per ordine gerarchico ha limitato le capacità del nostro ufficio legale. Quindi allorquando uno va ad affermare questa affermazione delle limitate capacità, era riferita all'ordine gerarchico, perché i nostri legali sono per ordine gerarchico impossibilitati ad esercitare alcuni tipi di azione proprie della funzione del legale, per scelta unilaterale dell'amministrazione, non per volontà o incapacità dei singoli. Tant'è vero che l'ufficio legale, per ordine gerarchico, è preposto unicamente alla redazione dei contratti, alla consulenza legale e alla redazione dei contratti e alla cura degli appalti. Non può fare altro. Quindi l'affermazione, quando io dico che è stata un ufficio legale incapace, era riferita ovviamente alla impossibilità dei medesimi di patrocinare anche di cause di così, tra virgolette, ordinaria amministrazione civile, e dover anche su questo ricorrere ad esternare la difesa con un costo che abbiamo visto è assai elevato, quando invece se l'avessimo fatta a casa nostra avremmo avuto un risparmio di spesa anche in un'ipotesi di soccombenza, perché come avevo spiegato nell'intervento non solo abbiamo avuto il costo della soccombenza di lite che è stato esoso, ma abbiamo dovuto sostenere anche le spese dell'ufficio legale del difensore che ci ha assistito, che poi ho censurato nel mio intervento. In quel periodo era sempre lo stesso ufficio legale che era affidatario di tutte le posizioni del comune. Io credo che su questo non abbia espresso dileggio verso nessuno, né ho fatto riferimento a nessuno di specifico, ma la critica, ribadisco, era rivolta all'amministrazione e a quella scelta cattiva di avere limitato le capacità professionali di valenti avvocati. È del resto che il senso compiuto di tutto il mio intervento fosse questo, e non può essere travisato in nessun altro modo, lo ribadisco, da nessuno, è la conclusione assunta dallo scrivente, dal sottoscritto, e riassunta nella dichiarazione di voto, dove sintetizzavo il pensiero testé riferito con la seguente affermazione: credo che questa vicenda si circoscriva bene nella gravità del fatto politicamente per quello che ci investe e ci riguarda. Quindi questa frase
spiega correttamente e chiude correttamente un ragionamento politico e di critica che il sottoscritto ha fatto e ritiene doverosamente nei confronti di questa amministrazione. E in questo senso io credo che debba e non possa essere da terzi travisato in nessun altro modo. Io da questo punto di vista credo che quindi all'approvazione debba essere data con questa mia personale lettura del mio intervento, anche perché credo che se qualcosa posso essere accusato sia necessario un fondamento specifico. E siccome io non mi sono mai rivolto a nessuno, né ho mancato di rispetto a nessuno, se non, tra virgolette, nei miei interventi, in un'aspra critica, come sempre viene fatta in quest'Aula, da un punto di vista politico, credo che sia legittimo aver avuto quella posizione e aver assunto quella posizione di richiesta di esercitare l'azione di responsabilità amministrativa. Devo ricordare a me stesso che grazie a una di queste tante richieste che ho fatto, questa amministrazione ha potuto recuperare, credo, circa 180.000 euro da un soggetto che aveva beneficiato di una consulenza valutata dalla Corte dei Conti nella liquidazione eccessiva. Quindi credo che anche da questo punto di vista sia legittimo aver richiesto una valutazione, se per quanto di importo modesto, sono sempre 10.000 euro, ma ben di Dio, sono sempre soldi che abbiamo sottratto ai cittadini se stessi. E quindi in questo senso, signor Presidente, tra l'altro con una situazione di anomalia, nel senso che l'ufficio legale si è rivolto direttamente a me, sbagliando, perché si è rivolto indicandomi come avvocato Antonio La Miranda. No, signori, doveva rivolgersi al Presidente del Consiglio o al signor Sindaco, che come ho sempre detto pubblicamente è anche il mio Sindaco, siccome io qua sono un consigliere comunale, per il loro tramite doveva rimostrare eventualmente le censure e le rimostranze e accusarmi di alcune cose che sono state riferite. E poi all'ufficio di presidenza doveva essere ovviamente la competenza per la valutazione di adozione di provvedimenti d'aula, ovviamente, di sospensione e di allontanamento dall'aula per il massimo di 3 sedute, perché se tale è stata la mia condotta è censurabile, e quindi su questo richiedo al Presidente, comunque mi autoaccuso, nel senso che chiedo a questo punto a lei di valutare la condotta, se è censurabile, del mio intervento o meno, alla luce dei chiarimenti che ho dato, e credo che sia dovesse essere doveroso rivolgere comunque per ordine gerarchico, quantomeno, al proprio sindaco tutte le rimostranze che potevano e dovevano eventualmente essere ritenute da esporsi nei confronti del consigliere comunale Antonio La Miranda. Perché il consigliere punto... adesso deve concludere. Certo, però mi consenta, visto che altri attribuiscono poi alla fine al mio pensiero, dico, non sono di quelli che sono abituati a leggere e a farsi scrivere bene prima le cose o a scriverle per vedere cosa dicono, sono abituato a parlare a braccio. È un peccato veniale, lo so, però si nasce anche così e c'è chi nasce per la lettura. Io sono nato diversamente per l'arte oratoria e quindi mi accontento di fare questa funzione. Tuttavia non accetto poi dopo lo spostamento di ruoli all'interno dell'aula. Questa è un'aula consigliare, si fa politica e credo che legittimamente possa chiedere di verificare l'operato dell'amministrazione. Se poi all'interno dell'amministrazione vi sono organi o funzioni o persone preposte, io credo che sia legittimo da parte mia chiederne anche la verifica di queste condotte. Quindi io mi scuso con l'amministrazione, con il sindaco e con il presidente, se dal precedente intervento non ho avuto la lucidità e la chiarezza espositiva che stasera spero di aver raggiunto nel significare quale era effettivamente la volontà
è il concetto soprattutto che volevo esprimere nel mio precedente intervento della seduta del 16 dicembre del 2013, e in questo senso io quindi lascio a questa interpretazione il contenuto integrale del mio intervento del 16 dicembre, che quindi non approvo, nel senso che non corrisponde, pur nella lettura completa, al contenuto effettivo dell'interpretazione che mi è stata attribuita, se non in quella che questa sera io mi attribuisco. Grazie. Grazie, ci siamo un po' prolungati visto che la cosa era seria per lei. Adesso vuole rispondere lei prima di dare la parola ad altri consiglieri? Un attimo, la parola al segretario generale per delle precisazioni, prego. Non c'è una risposta perché non c'è una domanda, nel senso che a verbale risulteranno queste sue precisazioni, che correttamente il consigliere ha detto non di richiesta di rettifica del verbale, ma di interpretazione delle parole che comunque risultano a verbale, magari in una pronuncia a braccio, come stava dicendo, ecco, perché è chiaro che evidentemente l'intervento delle avvocatesse che si sono appunto individualmente mosse, perché c'erano delle affermazioni precise che lei stasera ha avuto modo, insomma, di precisare e puntualizzare, quindi risulteranno a verbale, insomma, nel senso di puntualizzare che il riferimento non era la loro incapacità, ma in termini che stava dicendo, per cui è stato fondamentale il fatto che ci sia stata questa possibilità di precisare, insomma. Per tabulas risulterebbe diversamente in assenza della sua interpretazione, chiaramente, per cui risulterà insomma a verbale di stasera. Mi scusi, e quindi stasera anticipo magari una domanda: lei stava dicendo che quindi non approverà, nel senso che non parteciperà alla votazione oppure voterà contro per queste motivazioni, giusto? Ok, a quel tipo di verbale non si sente, non viene. Prego, se vuole precisare, prego. Se mi è consentito, giusto, Presidente, nel condividere, diciamo, il ragionamento del segretario comunale, sottolineo che spesso però, come ben si sa, rispetto all'intervento scritto, o quantomeno da un atto formale scritto, ecco perché forse faccio ammenda a me stesso, avrei fatto bene a fare l'ordine del giorno, così almeno era tutto scritto e si capiva chiaramente l'azione e il contesto ed era ben circoscritta all'atto del mio intervento, spesso negli interventi orali bisogna forse seguire l'intervento orale in quanto tale, e dalla dinamica della gestualità o dai toni, dei timbri di voce spesso si comprende quello che apparentemente è una frase semplice, estrapolata dal contesto e dall'atto dell'intervento, può apparire di significato esattamente opposto. In questo senso, quindi, ribadisco quanto ho detto prima. Grazie, signor Presidente. Grazie. E noi, come Presidente, verrà convocato l'Ufficio di Presidenza per valutare anche noi la cosa, se ci sono delle cose da chiarire. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà. Grazie Presidente. No, io mi sono perso, io non ci ho capito niente di quello che ha detto la Miranda, però so che quando si fa l'approvazione di un verbale, uno prende il verbale, lo legge, se vede che c'è qualcosa che è scritto che non corrisponde a quello che ha detto, dice: guardate, questa frase che è scritta qui non l'ho detto, ho detto un'altra frase. Ha fatto tutto un discorso che francamente non ho capito neanche dove volesse andare a parlare, non so neanche se ha detto le correzioni da portare al verbale. I verbali non portano le interpretazioni, i verbali portano fedelmente quello che uno dice. Allora, o ha detto quello che ha detto o non ha detto quello che è scritto. Quindi, francamente, passare 20 minuti a sentire la Miranda che non si capisce neanche dove vuole andare a parare, non lo so, direi un attimino di registrare un po' questi interventi, ecco. Grazie, consigliere Romaniello. Allora, se non ci sono altri interventi, metterei in votazione. No, ha chiesto la parola il consigliere Tremolare, ne ha facoltà, sì, prego. Nel senso che, anche io mi sono perso e non ho capito cosa andiamo a votare. Cioè, noi siamo chiamati a ratificare che quello che è riportato sul verbale sia quello che abbiamo ascoltato nella decisione. No. Grazie per la chiarimento. Prego, dottoressa. Scusi, visto che sono io che ho fatto l'intervento, io ho fatto, scusatemi,
Le parole sono queste, rimangono agli atti. Uno non sta dicendo che non sono state pronunciate. Consigliere La Miranda, dà la spiegazione al segretario, no, per favore. Grazie. Vabbè, adesso va bene che il segretario comunale fa, ci però sta era mio, troppo tempo su questo che io ho fatto, mi sono limitato a fare l'interpretazione autentica di quello che ho affermato in quella seduta, al fine di evitare che terzi possano attribuire, allorquando io indico incapacità, un significato diverso da quello che doveva essere inteso come termine incapacità, a chi lo stavo attribuendo, a che cosa lo stavo attribuendo. Così come il termine illogicità era da leggersi logicità, illegittimità legittimità e vicendevolmente. Non è che ho detto è scritto male il contenuto del verbale del 16 dicembre, sto dando un'interpretazione autentica a posteriori, in modo che nessuno possa dire in successivamente lei mi ha indicato così o cosà. La parola al segretario per una risposta, prego. Quindi in votazione c'è il verbale del 16 così come l'avete ricevuto. Dalla verbalizzazione di stasera risulterà in trascrizione l'intervento del consigliere, la prossima volta si approverà il verbale dal quale risulteranno le precisazioni del consigliere La Miranda. Ma stasera in votazione il verbale così come già ricevuto da voi. Chiesto la parola, consigliere Rivolta. Sì, buonasera Presidente, mi scusi, però a noi manca un pezzo, perché qual è l'origine di questa vicenda? Perché se l'origine è che il consigliere La Miranda ha letto e si ritrova mal interpretato, o c'è un'altra origine? Perché altrimenti è excusatio non petita, cioè voglio dire, non. E poi onestamente se qui ci rimettiamo a rileggere il verbale tutte le volte, dare la fedele interpretazione di quello che è, non lo so, io... Onestamente, non, ma a noi manca un pezzo, scusate, noi non sappiamo per quale ragione, che cosa è successo prima di questa vicenda per cui il consigliere La Miranda viene in aula e dà la corretta interpretazione facendo anche dei riferimenti che a noi mancano. Credo che per correttezza e per rispetto di tutti quanti ci si debba una spiegazione. Sì, allora la dottoressa adesso spiego un attimo perché sì. C'è stata una corrispondenza tra l'ufficio legale del comune con il consigliere La Miranda. Se vuole spiegare un attimino, prego. Evidentemente non mi soffermo anche per ragioni di opportunità, sì, sì, sì. Cioè ci sono delle affermazioni nella relazione della scorsa seduta che contengono dei nomi e dei cognomi. Stasera il consigliere La Miranda col suo intervento ha precisato l'intendimento che non era offensivo nei confronti ma di critica all'amministrazione. Quindi tecnicamente il verbale continua a recare le affermazioni perché è una trascrizione degli interventi che ci sono stati. Il consigliere La Miranda stasera ha ritenuto di precisare, essendo precisazioni e quello che ho detto prima e non richiesta di rettifica, non ha chiesto di mettere ai voti una rettifica del verbale. Il verbale rimane così in atti, con quelle affermazioni. Ha ritenuto stasera di chiedere la parola per fare le precisazioni rispetto all'intendimento di quelle parole. Grazie, quindi mettiamo... A questo punto, consigliere, a termine di regolamento, non penso che uno possa intervenire per dare un'interpretazione autentica delle sue parole. O interviene in sede di approvazione dei verbali per dire che c'è qualcosa di sbagliato e chiede di rettificarlo, oppure no. Quindi, secondo me, siamo stati qua mezz'ora per un intervento che era fuori luogo. Se iniziamo con questo giro qua, ogni consiglio, riprendiamo il consiglio precedente, e ognuno vuole dire la sua allora su quello che è stato detto. Nel caso specifico, nella misura in cui nella scorsa seduta c'erano state assegnazioni in seduta pubblica che potevano essere offensive per alcune persone, il fatto che nella stessa seduta con le stesse modalità ci sia stata la possibilità di chiedere scusa se ci sono stati dei fraintendimenti, diciamo che poteva essere utile alla causa, diciamo così, rispetto a soggetti offesi la scorsa volta. Grazie. Quindi adesso mettiamo in votazione per l'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale dei giorni 28-10-2013, 11-11-2013, 30-11-2013, 2-12-2013 e 16-12-2013, ore 20:30. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 1, astenuti nessuno,
favorevoli 24. Il Consiglio approva. Allora passiamo alla prima mozione. Sì, allora andiamo avanti con la mozione numero 1 presentata dal consigliere La Miranda relativa alla richiesta di intitolare il commissariato di polizia di Sesto San Giovanni all'ispettore Antonino Crisafulli, che tutti sappiamo la sua triste, tragica vicenda. Prego, consigliere La Miranda. Grazie, signor Presidente. Ma questa mozione è stata un po' antesignana rispetto poi dopo alla sensibilità che si è sviluppata in città intorno alla figura appunto del compianto ispettore della Polizia Stradale. In questo senso mi sono permesso all'epoca, essendo poi particolarmente vicino, come noto ad alcuni, alle forze di polizia in città, di essere promotore affinché proprio il luogo di lavoro, e quindi al di là poi dell'encomiabile mozione che è stata fatta per intitolare anche un luogo della nostra città in ricordo di questo personaggio, proprio la sede deputata dove ha svolto gran parte del suo lavoro venisse intitolata allo stesso. È possibile, perché ne esistono tanti altri commissariati che sono caduti, diciamo intitolati a caduti per ragioni di servizio, diciamo così, e quindi io credo che in questo senso sia legittimo che l'amministrazione si attivi, e su questo credo che il segretario comunale potrà dare una mano per la prassi normativa, per chiedere appunto al Ministero degli Interni e al Prefetto per avviare l'iter amministrativo per intitolare il commissariato di polizia di Sesto San Giovanni all'ispettore Antonino Crisafulli, che tra parentesi, non so per chi non fosse informato, a giorni per giunta si aprirà anche il processo penale per omicidio colposo in danno di chi l'ha investito, a riprova appunto che la condotta dell'ispettore, che alcuni inizialmente avevano tacciato di imprudenza, non è assolutamente stata in questi termini, ma anzi è stata encomiabile, che anzi per la condotta invece imprudente di un conducente in autostrada, nonostante l'imminenza del pericolo, purtroppo ha dovuto pagare le conseguenze il compianto Crisafulli. In questo senso quindi mi ero fatto promotore, chiedo quindi all'amministrazione e al Consiglio Comunale di approvare questo impegno. Grazie. Grazie. Su questo apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire, prego. Visto che non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Iniziamo con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, siamo favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Solo per dire che stiamo votando una cosa, appunto, come si diceva prima, che relativamente è già stata fatta, quindi non vedo come si potrebbe essere contrari, e votiamo favorevolmente. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, buonasera. Sì, in effetti se voterei contro questa sarei in contraddizione con la manifestazione di intenti votata la volta precedente, quindi
avendo votato in maniera convinta favorevolmente l'altra volta, voto anche questa volta. Però diciamo che è sicuramente un bis. Va bene, ci sta. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, favorevole. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, favorevole. Favorevole. Gruppo verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, ma io solamente un inciso, sentendo gli interventi dei consiglieri Nossa e dei consiglieri Foggetta, perché oggettivamente il loro intervento dimostra che la gestione dei consigli comunali sul tema delle mozioni è totalmente inadeguato, e noi lo rivendichiamo da tempo, perché in effetti la mozione presentata dal consigliere La Miranda non è un bis rispetto alla mozione di intenti. Se noi avessimo avuto un consiglio comunale attento, che lavora in tempo ragionevole, che dà le risposte alla città e che dibatte su temi politici concreti presentati dalle forze politiche, probabilmente la mozione presentata dal consigliere La Miranda sarebbe stata precedente rispetto alla mozione, alla manifestazione di intenti presentata dalla maggioranza. E questo credo che debba essere evidenziato a tutti i colleghi del Consiglio Comunale. Un solo punto, visto che parlo della gestione del Consiglio Comunale, Presidente. Ci avete convocato alle 8:30, abbiamo iniziato alle 9:05, la mozione è stata discussa alle 10:20. Io trovo che sia un affronto nei confronti della città questo metodo, e le chiedo formalmente di far rispettare i tempi delle sedute del Consiglio Comunale, e soprattutto, se viene convocato al Consiglio Comunale per discutere delle mozioni, che si incominci nel tempo debito e non sempre con tre quarti d'ora di ritardo, perché altrimenti le mozioni presentate l'anno scorso li discuteremo fine legislatura. Grazie. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Sì, favorevoli. Solo una precisazione, che non sempre comunque, consigliere Caponi, si possono aspettare le mozioni, il lavoro va avanti lo stesso, e ne abbiamo avuto riprova che la settimana scorsa, non più di una settimana fa, abbiamo approvato la manifestazione di intenti che è stata presentata per quanto riguarda l'intitolare il commissariato all'ispettore Antonio Crisafulli. Questo perché è una sensibilità. Vabbè, abbiamo intitolato un giardino, ma c'è un motivo perché è stato intitolato un giardino, perché comunque è il prefetto che deve decidere che cosa fare, non possiamo farlo noi attraverso una mozione. Questo però dobbiamo anche capire come funziona poi la legge, e penso che l'avvocato La Miranda lo sa meglio di me, anche l'avvocato Caponi. Grazie. Sì, va bene, qui è solo il consigliere La Miranda, dentro qua. Però volevo dire che su questo argomento siamo stati tutti d'accordo dal primo momento, ci mancherebbe altro. Quindi mettiamo a votazione la mozione numero 1 presentata dal consigliere La Miranda. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 25. Il Consiglio approva. Passiamo alla mozione numero 2. Presentata dal consigliere Cremonesi, relativa all'emanazione di un'ordinanza per dichiarare l'accessibilità alle persone disabili su manifesti che pubblicizzano eventi aggregativi. Prego, consigliere Cremonesi, per illustrare. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il Movimento 5 Stelle ha presentato in data 17 dicembre 2012 questa mozione, sollecitata dall'associazione ASPED, che tra l'altro ringraziamo, dove si chiede un'ordinanza appunto
affinché nella città di Sesto San Giovanni, ogni qualvolta si pubblicizzi un qualunque evento aggregativo, ne venga sempre specificata l'accessibilità alle persone con disabilità, su tutte le eventuali locandine. Avvisi, manifesti, programmi, cartelloni, anche inviati a mezzo delle moderne tecnologie, ad esempio via mail o sui social. Sottolineando appunto l'evidenza del costo zero di questa richiesta, si ritiene che con questo accorgimento si possa aiutare l'apparato organizzativo a riflettere e prendere atto delle difficoltà delle persone disabili. Quindi questa mozione tratta dell'accessibilità delle persone disabili. Cosa abbiamo chiesto? Allora, prendendo spunto dal simbolo della disabilità, quindi simbolo su sfondo blu, abbiamo chiesto che ci sia la dicitura accessibile, parzialmente accessibile, accessibile con accompagnatore o non accessibile ogni qualvolta ci sia un evento pubblico. Questa richiesta è stata accolta dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 95 del 19 marzo 2013, quindi di questa cosa ringraziamo. L'unica anomalia che si riscontra è sui simboli, nel senso che da nostra richiesta c'è, come detto prima, il simbolo della disabilità, mentre voi avete indicato dei simboli differenti. Quindi non so se c'è un regolamento specifico che vi ha imposto questi simboli. E l'unica cosa in aggiunta che vi faccio notare è che avete aggiunto accessibilità, con accompagnatore, accessibilità parziale, ma poi nella relazione di questa delibera avete indicato la mancanza del simbolo significherà che non è possibile garantire l'accessibilità alle persone con disabilità. Secondo me il simbolo di non accessibile è molto importante, anche perché noi possiamo avere in città un luogo che è sempre accessibile, però magari in una settimana, sia per lavori stradali, maltempo, arriva l'AEM, ci sono problemi sui marciapiedi, in quella settimana diventa inaccessibile. Quindi, detto questo, sottopongo al Consiglio Comunale questa mozione. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi e apriamo il dibattito su questa mozione. Prego. Se non ci sono interventi,
riprendiamo? Allora, su richiesta dei capigruppo, sospendiamo un attimo? Fate voi. Sospendiamo 5 minuti? Consiglio è sospeso per 5 minuti, grazie.